Spesso ci chiediamo che cos'è l'amore. L'amore presenta diversi tipi di sfaccettature. Si parla di amore per il prossimo, l'amore che si prova verso la propria dolce metà, l'amore per i propri familiari, l'amore inteso come amicizia verso le persone a noi care. Ovviamente presentano differenze tra di loro. Ci sono però dei tratti in comune che riconducono all'amore per eccellenza, ossia l'amore di Dio. Infatti nella prima lettera dei Corinzi al capitolo 13 si parla di qual è l'amore vero, un amore che è perfetto in ogni punto. È scritto che l'amore è paziente, è benevolo. L'amore non invidia, non si vanta, non si gonfia, non si comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio interesse, non si inasprisce, non addebita il male, non gode dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità. E l'amore in questione è un amore che soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa e sopporta ogni cosa. E molte di queste cose sono veramente difficili da praticare con l'amore terreno. Ma abbiamo una buona notizia, che questo amore, l'amore di Dio, non verrà mai meno. E come lo ha donato a noi, Dio vuole donarlo a tutti quanti lo cercano con tutto il cuore. L'amore per primo ce l'ha insegnato Dio. Prima di conoscere Dio, pensavo che l'amore fosse qualcosa legato alle relazioni sentimentali o all'ambito familiare. Ma quando ho iniziato a conoscere Gesù, ho iniziato a sperimentare un tipo di amore che nessun uomo, nessuna relazione era mai stato in grado di darmi e farmi provare. Nella Bibbia c'è scritto che noi amiamo perché siamo stati amati per primi. Infatti Dio, quando l'ho conosciuto, mi ha fatto comprendere che il mio cuore era lontano da Lui, che meritavo di essere condannato, mandato all'inferno a causa del peccato. Ero separato da Dio e tra di noi c'era un muro di separazione che io non ero in grado di abbattere o superare, perché nessun uomo con le sue forze è in grado di arrivare a Dio. Ma l'amore di Dio è proprio questo, come c'è scritto nella Bibbia, che non siamo stati noi ad amare Dio, ma è stato Dio ad amare noi ed è venuto Lui incontro a noi, mandando suo Figlio a morire per tutti i nostri peccati sulla croce. Lui per primo è morto in croce per noi, amandoci, e nonostante eravamo peccatori, Lui ci ha amato ed è morto in croce per noi. Questa è la dimostrazione più grande che possiamo avere nella nostra vita. Poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato suo Figlio, affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia la vita eterna. Questo è l'amore che Dio ha riversato per ognuno di noi: donare proprio Figlio a morire sulla croce. Mentre noi lo bestemmiavamo, mentre noi lo escludevamo dalla nostra vita, Lui si è fatto uomo, è salito su una croce e ha preso il mio e il tuo peccato per amore. E ancora adesso, essendo risorto, continua ad amarci. E il suo amore non pone delle condizioni. Il suo amore è sincero, è genuino ed è eterno, non finirà mai. Quando il Signore si è presentato nella mia vita e mi ha fatto sperimentare questo, ho capito realmente che il mio Creatore, come scritto nella parola di Dio, mi ama, vuole stabilire una relazione con me, una relazione duratura, eterna, vuole salvarmi, vuole darmi il meglio, vuole farmi sentire appagato, vuole darmi gioia, pace, felicità e vuole vivere con me. Ma quando la bontà di Dio, nostro Salvatore, e il suo amore per gli uomini sono stati manifesti, Egli ci ha salvati, non per opere giuste da noi compiute, ma per la sua misericordia, affinché diventassimo eredi della vita eterna. Posso dire personalmente che ho sperimentato questo amore, che l'amore di Dio ha invaso il mio cuore, quando mi sono reso conto di essere peccatore davanti a Dio, di avere peccato, e ho invocato, ho chiesto il suo aiuto, il suo amore, il suo perdono. Egli è stato fedele da perdonare il mio peccato, da purificare ogni iniquità, ma non perché me lo meritassi, ma proprio per la sua misericordia, perché l'amore di Dio è stato manifestato innanzitutto attraverso Cristo Gesù, il Figlio di Dio, che è venuto a morire per pagare il prezzo di ogni peccato della mia e della tua vita.
La mia vita è cambiata perché il suo amore mi ha cambiato. Possiamo amare nostro marito, i nostri figli, i nostri genitori, ma l'amore per Dio è qualcosa di veramente speciale. Lui ci insegna ad amare e ci insegna qual è il vero significato dell'amore. L'unica cosa che noi dobbiamo fare è credere. Credere in Lui, credere nel suo sacrificio. E nel credere riceviamo la salvezza, affinché poi questo amore venga riversato ad altri. Se anche tu ricerchi il Signore, se anche tu vuoi sperimentare il suo amore, allora invocalo. Se non l'hai ancora fatto, chiamalo, chiedigli di entrare nella tua vita, chiedigli di donarti il suo amore ed egli lo farà.